Eccomi alle pendici del Monte Barro per questa nuova esperienza in montagna. Sono partito da Galbiate qua e qua adesso passerò per l'osservatorio ornitologico. Da qui parte la strada, cioè c'è la sbarra chiusa al traffico e via si parte. Qua giunto all'osservatorio ornitologico, da qua parte il bivio per arrivare in vetta al Monte Barro. Infatti qua sono ancora 40 minuti e poi scenderemo dall'altra parte per arrivare all'eremo. Qua al bivio, a destra prenderò questo sentiero qua. Eccomi quindi qui giunto al bivio per il Monte Barro. E ci sono due strade, questa che va verso l'eremo, da cui poi probabilmente scenderemo, e invece da questa parte seguo il versante est della montagna. Infatti seguo anche qua, evidentemente qua fanno anche una gara di corsa, la Barro Skyline, quindi sulle strade della Barro Sky Night, via, si parte. Ho trovato questo rozzo riparo dove si può riparare il piano di pioggia. Vedete qua? C'è una comoda dépendance, qua dei pentolini per farsi anche una buona pasta. Bisogna chiaramente essere in grado di accendere il fuoco con le cose. Ed eccomi qua fuori dal bosco, possiamo vedere i primi laghi che si vedono giù. Questo deve essere il lago di Pusiano, credo. Era il lago di Alserio. Il sentiero prosegue e da qui si può vedere il lago di Garlate e là il lago di Olginate più in fondo. E qua sotto si vede anche il Resegone, visto che bello? E qua una bella parete di roccia che dovrò scalare per arrivare in vetta al Monte Barro. Ecco là, finalmente riusciamo a intravedere la vetta del Monte Barro. Eccomi qua in sella alla montagna, da un lato la città di Lecco e invece da quest'altra parte i laghi Brianzoli e di qua la strada. Il pezzetto finale che ci aspetta. Eccoci qua giunti dopo i tre corni, ci manca il pezzo finale della vetta, che è qua da 20 minuti, e qua dietro i tre corni che abbiamo fatto, quelli qua, 1, 2, 3, 15 minuti. Dai, 20 minuti siamo su. Non fatevi ingannare perché dal primo sembra di essere già arrivati. Eccoci qua sull'ultimo pezzettino finale. Possiamo vedere qui la strada come diventa proprio un'arrampicata. Quindi bisogna salire proprio appoggiandosi con le mani qua. Ed ecco qua anche Lorenzo, scala la montagna. Devo continuare a Eh sì, siamo da bloccati qualche qua. parte. Eccoci qua giunti in vetta al Monte Barro, con la sua croce qua dietro. Eccoci.